girano delle voci anche perché a qualcuno fa comodo così. Liquida così qualsiasi possibile voce sul passato Vincenzo Montella e parla invece delle qualità della Roma di Zeman. Guardo a Zeman, è un allenatore che ha fatto la storia, sta continuando a far la storia, è sempre chiacchierato proprio perché c'è una certa ideologia di gioco e credo che ultimamente stia pagando ancora, quindi è sempre attuale, è sempre da studiare, è sempre da allenatore, lo dico, e di stare attenti quando si gioca contro, insomma, perché è un allenatore che riesce a far segnare sempre tantissimo le proprie squadre. Come stai, Jovetic? Chi? Certo, penso non lo vedi, nemmeno noi. Eppure io non lo vedo, sì. Ma ora l'hai visto? No, non l'ho visto. Questo sì, insomma. Non l'ho visto, c'è l'ok, insomma, anche il ragazzo è più tranquillo, tutti siamo più tranquilli, lui si è messo a completa disposizione, ecco perché è andato a sentire un ulteriore parere e messo a punto per essere a disposizione per domani. La verità è che non si è allenato con la squadra, questa è un'altra considerazione da fare, però sicuramente ora vediamo quando lo vedo, e quindi so il suo stato d'animo, quindi vediamo. Mi piacerebbe portarlo comunque, sì. Anche perché dobbiamo riempire pure la panchina poi, no? Scherzo. Scherzo. Loro sono i più bravi nell'andare in verticale oppure ci sono altri insidi? No, loro sono particolarmente bravi ad andare in verticale, giocano prevalentemente in verticale, sfruttando anche le fasce, palla dietro e palla avanti anche lunga, ma non buttarla via. E quindi hanno i tempi, hanno i tempi di entrata, hanno la velocità di entrata, hanno la qualità di entrata, e quindi sicuramente sarà un elemento fondamentale capire la lettura delle situazioni. È vero che sono 30 anni che le squadre che giocano contro Zeman lo sanno, ma riescono a trovare sempre poche contromisure, proprio perché è una caratteristica, una qualità, è un metodo di insegnamento, non lo so, mi sarebbe piaciuto molto vederlo allenare, non ci sono riuscito, proprio perché riesce a far capire i tempi alla squadra in maniera veloce, in maniera efficace. Invece sul caso De Rossi, se, insomma, conoscendo il giocatore, se ti sorprende vederlo sotto discussione, messo in discussione da Zeman, comunque vivere una situazione francamente, insomma, un po' anomala nei suoi confronti, considerando anche la caratura del giocatore. Tra l'altro il giocatore stesso non è un mistero, aveva detto a inizio stagione che avrebbe voluto avere te come allenatore alla Roma. Grazie. Poteva venire a Firenze. Anzi, potrebbe venire a Firenze. Fa parte del mestiere, non credo. Che cosa può darti più domani, allora, a Pirani? Ma io intanto vediamo se gioca. E poi è un giocatore di temperamento, di esperienza, ormai è abituato a giocare davanti a 60.000 persone, quindi sicuramente non sarà emozionato. Dispiace moltissimo per Agassi, perché è un giocatore che abbiamo intravisto anche, che ha delle ottime qualità e avrebbe sicuramente avuto la possibilità di crescere, di avere spazio, di integrarsi ancora di più nella nostra squadra. Dispiace, ma sono incidenti che capitano e non posso fargli un grosso in bocca al lupo, ma è stato qui con noi, oggi credo che si operi a Roma e quindi il nostro augurio è che possa tornare non tanto prima possibile, ma possa tornare pronto per iniziare o per finire la stagione, per iniziare quella nuova al 100%. Invece sul caso De Rossi, se, insomma, conoscendo il giocatore, se ti sorprende vederlo sotto discussione, messo in discussione da Zeman, comunque vivere una situazione francamente, insomma, un po' anomala nei suoi confronti, considerando anche la caratura del giocatore. Tra l'altro il giocatore stesso non è un mistero, aveva detto a inizio stagione che avrebbe voluto avere te come allenatore alla Roma. Grazie. Poteva venire a Firenze. Anzi, potrebbe venire a Firenze.